sarà proprio il Meazza il campo principale di oggi per Inter Bologna. Sentiamo subito Riccardo Cucchi. Si respira ottimismo, se non entusiasmo, intorno a quest'Inter. Lo dimostra anche una buona affluenza di pubblico in una giornata di sole che è anche calda. Campo in buone condizioni, almeno dalla tribuna stampa. L'Inter punta al terzo posto oggi sullo slancio del successo sulla Juventus, vero spartiacque per ora in termini di rendimento per la squadra di De Boer. Il Bologna è una buona squadra e l'Inter lo sa. Donadoni ha ottenuto 3 vittorie nelle prime 5 di campionato. Ma andiamo subito alle formazioni, cominciando dall'Inter che schiera Andanovic tra i pali, poi la difesa 4 composta da Santon, Miranda, Ranocchia e Miang, in mezzo al campo Medel e Kondogbia, i tre alle spalle di Cardi che sono Candreva, Banega e Perisic, dunque per un 4-2-3-1 confermato dal tecnico olandese dei Nerazzurri. Risponde il Bologna con Da Costa tra i pali, Torusidis, Maietta, Castaldello e Kraft in difesa, in mezzo a campo Zemaili, Taider e Nagy, in attacco Creici, destro e Verdi, dunque quasi classico 4-3-3 per la formazione di Donadoni. Ricordiamo infine l'arbitro che è il signor Celi di Bari. Medel nel cerchio di centrocampo, indietro per Ranocchia. Il Bologna sta presidiando la zona della sua metà campo, cercando evidentemente di rallentare o complicare la manovra della squadra nerazzurra, che avanza in palleggio a pochi metri dal cerchio di centrocampo. Kondogbia cerca il dribbling, perde pallone dopo essere scivolato, il lancio di Taider, l'inserimento di destro dal limite dell'area di rigore, salta due avversari, palla in aria, il tiro, la rete del Bologna, destro, porta in vantaggio la formazione felsinea al 14° minuto di gioco a sorpresa, dunque Bologna in vantaggio a San Siro, Inter 0 Bologna 1, ripetiamo, rete di destro al 14° minuto di gioco, la linea a Roma. Inter Bologna. Perisic ha tentato la conclusione al volo da posizione molto angolata all'interno dell'area di rigore del Bologna poco prima che entrassimo in collegamento. La palla è uscita sfiorando non di molto il palo alla sinistra di Da Costa. È un Inter che sta reagendo con un certo vigore e sta adesso cercando un attacco che viene però frenato dal Bologna, che riparte in azione di rimessa con Zemaili. Avanza Zemaili, apre sul settore sinistro e vediamo Creici, il quale effettua il cross nell'area di rigore, Miranda allontana ma è corto il suo rinvio, Verde il tiro e la palla colpisce l'esterno della rete, ancora un pericolo per la retroguardia della formazione nero-azzurra con questa azione improvvisa del Bologna, che ha sfruttato un errore, ha fermato cioè l'attacco dell'Inter ed è ripartita molto velocemente e con molti uomini. Diciamo che la forza del Bologna di Donadoni è questa, che riesce a stare dietro la linea della palla, ma riescono anche i giocatori del Bologna a ripartire numerosi quando hanno evidentemente la palla a loro favore. È battuto dall'Empoli al 35°. Il pareggio dell'Inter al 37° minuto di gioco, il fendente cambia il parziale, Inter 1 Bologna 1, a te la linea. D'accordo Cucchi. E l'Inter ha sfiorato anche il vantaggio adesso con una conclusione ravvicinata che soltanto per un nulla non si è infilata alle spalle del portiere Da Costa e firmata da Candreva. Perisic è l'autore naturalmente della rete del pareggio dell'Inter e adesso invece Candreva ha sfiorato addirittura il raddoppio. È un Inter che naturalmente punta nell'orgoglio e dopo la rete di destro che aveva portato in vantaggio Bologna naturalmente ha reagito con grande veemenza, adesso sta producendo uno sforzo sicuramente importante. Dunque è pari dopo 46 minuti tra Inter e Bologna 1-1. Reazione di carattere e di forza dell'Inter al vantaggio del Bologna, un Bologna che ha impostato bene però la sua gara. A 14° destro porta San Siro, gela San Siro portando in vantaggio il Bologna con una giocata sicuramente molto importante da parte di Verdi, che ha in qualche modo disorientato l'intera difesa dell'Inter. È un Bologna che imposta la sua partita attendendo, difendendo ma poi ripartendo anche con 3-4 uomini. L'Inter subisce il colpo, si getta in attacco, costringe Bologna a chiudersi nella sua metà campo e Perisic con un diagonale forte e preciso pareggia per i nerazzurri al 37°. Diciamo due Inter e due Bologna, un Bologna sicuramente più propositivo nella prima parte di gara fino al vantaggio, un Inter troppo poco incisiva in quella fase di gioco e poi Inter decisamente con grande carattere, grande personalità e molto offensiva nella seconda parte del primo tempo, con il Bologna costretto naturalmente a chiudersi e ad attendere, soprattutto difendendo gli attacchi dell'avversario. Vedremo come si svilupperà invece il secondo tempo, che deve ancora iniziare. Inter 1, Bologna 1, linea Roma. Adesso è il Bologna che prova un attacco con Verdi sulla fascia destra in posizione di ala, prova ad aggirare Miang, torna sul pallone dopo un rimpallo, sbaglia l'appoggio,
consente a Miranda di allontanare il pallone, di servire Perisic, cascata sulla sinistra, è molto veloce, avanza ancora, converge verso il lato corto dell'area di rigore, piazza il cross, c'è Icardi di testa, manca il pallone ed era in ottima posizione. Torniamo a Milano, Inter Bologna. È entrato in campo Gabriel Barbosa, il ventenne attaccante brasiliano, un gioiellino per l'Inter che naturalmente è stato accolto con applausi e curiosità da parte dello stadio Meazza di Milano. È uscito Candreva, dunque naturalmente De Boer rafforza la qualità del suo attacco. Adesso insieme a Icardi ci sono Eder e Gabriel Barbosa e vedremo se riuscirà naturalmente nell'intento il tecnico olandese a dare maggiore spessore ad un Inter che peraltro deve fare i conti con un Bologna che, confermiamo, come abbiamo detto anche in precedenza, sta giocando un'ottima gara dal punto di vista tattico, chiude bene ogni spazio, riesce ad essere presente in ogni zona del campo, è poco produttivo in attacco, ma sicuramente è un Bologna che sta creando notevoli problemi alla squadra di De Boer. Ancora Inter Bologna. Pericoloso il Bologna poco fa con Zemaili che ha costretto a terra ed in angolo Andanovic, nulla di fatto poi sul corner successivo, ma è un segnale, un campanello, il Bologna è lì in agguato. L'Inter sta cercando di sfruttare questi ultimi minuti, ne mancano 4 al 90esimo, poi vedremo il recupero, ma intanto Bologna si porta in attacco anche adesso e lo fa con Verdi, pallone laterale per Taider, dialogo tra i giocatori del Bologna, Creici entra in area, si porta verso il fondo, è scivolata, Ranocchia è costretto a chiudere con una certa durezza senza far male all'avversario, naturalmente in scivolata perché si stava facendo brutta la situazione per la difesa dell'Inter. Icardi liscio, era bello il cross di Perisic, non facile però da domesticare. Vediamo ancora Barbosa, il suo tiro, la palla non raggiunge lo specchio della porta. Yonkuri indietro, Ranocchia nel cerchio di centrocampo, l'azione dell'Inter, tutto il Bologna di nuovo raccolto nella sua metà campo. Miranda attacca, entra nella metà campo avversaria, poi apre sulla sinistra, vediamo Miang si ferma, non vede compagni liberi, è marcato da vicino, prova allora l'uno contro uno, supera Verdi, si porta verso il fondo ma poi lascia che pallone esca perché si è reso conto che l'ultimo tocco era stato dell'avversario e guadagna così un calcio d'angolo in favore dell'Inter. Un minuto al termine, mentre i giocatori da Bologna invocano la fine con ampi movimenti delle braccia, ma in realtà mancano 50 secondi circa alla fine del quinto minuto di recupero. Inter 1, Bologna 1, calcio d'angolo per l'Inter, potrebbe essere l'ultima occasione per la squadra di De Boer. Tutta l'Inter si proietta nell'area di rigore del Bologna. Parte il calcio d'angolo di Gabriel Barbosa, corto sul primo palo, arriva Medel, prova a rimettere nel grappolo che si era formato in mezzo, palla respinta, ci prova anche Santon, c'è un fuorigioco ma viene recuperato nell'occasione da Ranocchia che entra, torna indietro in tempo consentendo che l'azione si sviluppi ancora con Santon che porta la palla sulla destra, vediamo il cross effettuato in area, testa di Ranocchia, fuori! Posizione eccellente quella di Ranocchia, al limite dell'area di porta, sostanzialmente libero da marcatori, più vicino era un metro e mezzo, ha staccato bene di testa, ha diretto malissimo il pallone che è finito direttamente sul fondo. È davvero una grande occasione quella che Ranocchia ha avuto a disposizione per chiudere proprio nei secondi finali e a vantaggio dell'Inter la partita. Si gioca ancora ma ormai è stato superato il quinto minuto di recupero, abbiamo superato il cinquantesimo, il parziale è ancora di Inter 1, Bologna 1. Il calcio di rinvio da parte di Da Costa che sta ritardando, peraltro Da Costa era stato già ammonito in precedenza, non c'è il tempo di batterlo perché il direttore di gara, il signor Celi, indica l'avvio degli spogliatoi e finisce così la gara di San Siro. Inter 1, Bologna 1 dopo 5 minuti di recupero, dopo una gara molto intensa nella quale l'Inter soltanto a tratti ha fatto vedere la sua capacità, la sua forza offensiva. In altri momenti della partita invece il Bologna ha fatto prevalere la sua grande organizzazione di gioco. Ricordiamo dunque il finale 1-1, ricordiamo i marcatori, il vantaggio del Bologna nel primo tempo 14esimo con Destro, il pareggio al 37esimo sempre del primo tempo con Perisic, dunque finale a San Siro, Inter 1 Bologna 1, Irina Corsini. Ma puoi anche continuare con un breve commento, Cucchi, visto che le partite sono tutte concluse, vai. Sì, in effetti stavo spiegando l'andamento della partita, ma possiamo aggiungere ancora qualcosa. Possiamo dire che l'Inter ha dato l'impressione, soprattutto nella seconda metà del primo tempo, di avere un grande potenziale e anche un buon temperamento. Diciamo che al momento alla squadra di De Boer, questa è la nostra impressione, naturalmente è opinabile in quanto tale, manchi la continuità, ma la qualità dei suoi interpreti è indubitabile. Il Bologna, d'altra parte, bravo Donadoni, ha interpretato in modo eccellente la gara, chiudendo gli spazi, giocando molto
spesso all'interno della metà campo, capace però di ripartire sfruttando anche numericamente la velocità dei suoi attaccanti, Creci, Destro, Verdi, spesso supportati e bene da Zemail e Tider, sono capaci i giocatori del Bologna quando sono in possesso di palla di creare anche la superiorità. Questo è stato, diciamo, l'elemento più complicato dal punto di vista tattico da affrontare per l'Inter. Un Inter che ha pareggiato, lo ricordiamo, con Perisic dopo aver subito il vantaggio di un Bologna che aveva giocato il primo quarto d'ora in modo assolutamente eccellente. Dobbiamo dire che il pari, malgrado la mole offensiva superiore dell'Inter, il maggior possesso palla, da un punto di vista generale credo rispecchi l'andamento della partita, ma soprattutto premi il Bologna che è venuto qui a giocarsela e giocarsela anche bene. 1-1 tra Inter e Bologna, in linea Corsini.